Dica, Sua Santità. Se puoi, figliolo, fermati un minutino. Qualche problema, Sua Santità? No, nessun problema. Sai, il viaggio è lungo, da Roma fino qua, e quindi ho esigenza di un piccolo bisogno fisiologico. Comprendo perfettamente, Sua Santità. Mi fermo subito. Che pappa. Prego, Sua Santità. Ambrogio, dov'è? Lì. Ah, grazie. Quanto devo stare? Un minutino soltanto, eh? Prego, veloce, Sua Santità. Veloce. Che pappa. Che papa, proprio come piace a me, allegro, sportivo, disinvolto. Ho finito, Ambrogio! Ci voleva proprio, realmente. È un sollievo, Ambrogio mio, un sollievo. Beh, come stai? Ti vedo abbattuto, assonnato. Che hai, Ambrogio? No, vabbè, Sua Santità, è solo qualche ora di macchina, un pochino stanco sto. Ma io ti vedo stanco, figlio me. Il siere mio, quello. Facciamo una cosa, tu ti metti dietro e io guido la macchina. No, Sua Santità, ma che sta scherzando? Il Papa che deve guidare la macchina, no. Senti a me, io quando ero cardinale, sciavo, portavo la moto, portavo la macchina, ma da quando sono diventato Papa non mi fanno fare più niente. E questa è l'unica opportunità che ho, Ambrogio, dai. Sua Santità, ma lei si rende conto che il rischio? Che... Non ti devi preoccupare, metti dietro, vai, tranquillo, Ambrogio, vai, caro, vai. Che mo' ti faccio vedere io come si guida! Oh, e i documenti a quel non li hai presi? I documenti a quel? Si scema allora. Cioè, sì, ecco, il sindaco. Più importante. Il presidente della regione? Di più, ancora più importante. Il presidente della Repubblica? Sei limitato. Come? Sì. Io fermai il presidente della Repubblica. Di più, più importante ancora, sicuramente. Scusi, scommetto che è Bosmo. Colei, non lo so. Che ti devo dire? Non lo so. Devo essere sincero, non lo so. Chi stava dietro? Non l'ho visto neanche. L'unica cosa che ti posso dire, L'autista? Era il Papa. Cioè... Che stai dritto?